Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Vi chiedo innanzitutto scusa per la voce, perché non mi sento tanto bene, come vi ho scritto anche su Instagram in questi giorni, però non così tanto male da dire non vado al lavoro o non giro un video, quindi comunque la forma non è al top, però ce la dovrei fare. Allora, questo video, come avete letto dal titolo, è il video sui prodotti top del 2014, appunto dello scorso anno. Ed è in collaborazione con Elena, English Rose Makeup, che saluto tantissimo, mando un bacio gigante. Abbiamo già fatto altri due video in collaborazione e insomma spero che continuino anche in futuro perché è una ragazza che seguo da tantissimo, ancora prima che iniziassi a fare video. È sempre stata tanto 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 carina con me, non me lo scorderò mai quando comunque io avevo un canale piccolissimo e lei comunque è venuta tipo a vedere i miei video e queste sono cose che comunque apprezzi e ti rimangono. E lei vabbè è brava, bellissima e poi oltretutto è stra 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 brava con la grafica, fa dei montaggi stupendi, è proprio brava brava brava, quindi mi raccomando passate anche da lei che mostra sempre tanti prodotti interessanti e sicuramente questi saranno proprio bomba perché appunto sono i nostri prodotti top del 2014. Per quanto mi riguarda non vi farò vedere nessun prodotto per i capelli perché dedicherò un video a parte su tutti i prodotti del 2014 che sono tutte novità per me perché verso gennaio-febbraio dell'anno scorso sono passata al bio e quindi facciamo un video a parte. Vi farò vedere, spero in maniera molto veloce, tutti i miei prodotti top perché comunque se mi seguite da tempo già li conoscete, ma mi fa piacere racchiuderli in un unico video. Parto dal corpo, evito i bagnoschiuma e mi concentro sullo scrub. Quello che ho qua da farvi vedere è questo qua della Caloderma, che è ottimo, è il più nutriente di tutti. Durante la doccia mi sembra più secco, però appena esco dalla doccia ho una pelle di seta. Insieme a questo c'è anche quello della Geomar, però quello della Geomar, quello con la confezione fatta tipo questa, però trasparente che si vede il prodotto, non quello talasso che è tutto verde, quello con la confezione trasparente. Questi due sono i miei preferiti, insieme anche a quello della... come si chiama? L'Equilibra che lo prediligo in estate perché ha un'azione anche un po' leggermente drenante, se così vogliamo dire, insomma, ha degli ingredienti adatti, insomma, al periodo. E come creme corpo mi è piaciuto tantissimo. Ah, ecco, alcune cose non ce le ho, vado a memoria, ci sta che dei prodotti me li scordi anche, però cerco di fare del mio meglio. Comunque, come prodotti corpo per l'estate ho adorato la crema corpo dell'Omia alla mandorla, l'ho utilizzata anche in autunno, però d'estate proprio è perfetta perché si asciuga molto facilmente nonostante all'inizio lascia una leggera scia bianca. E poi un prodotto fantastico che ho utilizzato anche nel giorno del mio matrimonio, che è questo talco liquido della linea Iris dell'Erbolario. Questa è la seconda confezione che ho comprato, l'ho utilizzata pochissime volte, infatti è quasi del tutto piena e la riprenderò ad utilizzare quando andremo in estate, sia per profumazione, mi piace usata in estate, sia perché tende comunque a idratare ma ad asciugare la pelle. Ottimo, ottimo, ottimo. E poi comunque profumate perché il profumo persiste. Poi altra crema che mi è piaciuta tantissimo, non è bio, però mi piace tanto, è quella della Leo Crema con olio di argan, quella nella confezione nera che vi ho messo nell'ultimo video dei prodotti terminati. Poi sempre per il corpo, ma questo anche per i capelli perché è un prodotto multifunzione, è il Dermogel all'aloe della Omia. Ho provato anche quello dell'Equilibra, ma prediligo molto molto di più questo perché ha una consistenza più gelosa, un po' più compatta. Quello dell'Equilibra è molto molto liquido. Questo mi piace tantissimo. Sul corpo lo utilizzo dopo l'esposizione al sole, quando voglio veramente tanto 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 andare a lenire e a rinfrescare, oppure quando ho avuto bruciature o cose del genere. Poi, altro prodotto che ho scoperto di recente, come vedete è abbastanza utilizzato, ve lo volevo inserire nei prodotti preferiti dell'ultimo periodo, comunque intanto ve lo nomino qua. Si tratta della pasta protettiva della Puris con ossido di zinco e olio di argan. Il Linci dovrebbe essere anche abbastanza buono. Ve lo avvicino, nel frattempo parlo e casomai vi fate un fermo immagine o ve lo andate a vedere insomma nelle app apposite. Comunque praticamente questa pasta protettiva è bianca, si
servirebbe per il cambio pannolino. Io la utilizzo per il mio cambio pannolino, diciamo mensile, perché ho la pelle molto sensibile, un po' in tutto il corpo, quindi a maggior ragione non vi dico. Proverò a cambiare anche tipologia di assorbenti, vediamo. Utilizzare quelli un po' più in tessuto. Comunque questa qua mi aiuta tantissimo anche dopo la depilazione, baffetto, inguine, eccetera, eccetera. È favolosa. La adoro tantissimo. Ho degli oli da farvi vedere, ma ve li metto nel video dei prodotti per i capelli. Anche se in effetti questo qua per ora lo sto utilizzando più per il corpo e per il viso che non per i capelli attualmente, ma ci devo fare una ricettina di una cremina per i capelli. In più volevo provare, insomma, a farci gli impacchi. Questo qua lo sto adorando come contorno occhi e per andare a idratare le zone un po' più secche del mio viso, fronte, vabbè, contorno occhi e qua, insomma. Poi, dato che stiamo parlando del viso, come creme, quelle che mi sono piaciute più di tutti sono queste qua della dove sono? Queste qua della BB Verde Coop. Io questa è un'ultima new entry, ve la farò vedere in un video haul tra poco. Comunque le creme della BB Verde Coop sono favolose. So che ultimamente hanno inserito anche quella con la striscetta gialla, che è un gel adatto a pelli miste o grasse. Prima non c'era una crema specifica per pelli miste o grasse, infatti le ragazze con pelle mista o grassa non si trovavano troppo bene. Io ce l'ho normale, tendente al secco, e mi trovo bene sia con quella celeste che per pelli normali. Questa qua, la nutriente protettiva, che è la mia preferita, mi piace da impazzire, e anche con questa mi sto trovando molto molto bene. Come contorno occhi invece vi faccio vedere questo qua della Martina Gerhardt, che è un contorno occhi da notte. Per quello da giorno ancora non ho trovato un contorno occhi che mi soddisfi. Questo qua è molto nutriente e corposo, adattissimo da utilizzare appunto per la notte per andare a dare una buona idratazione. Vi faccio vedere questa maschera che ho dal compleanno scorso, che centellino, è quasi terminata, me l'ha regalata Simona, Miss Penny 09, mando un bacio grande tesoro, che è l'argilla rosa per pelli secche, questa qua dell'Alovea. Io reperisco, cioè non reperisco l'Alovea, e quindi mi prese lei questa maschera, molto 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 buona, purifica la pelle però delicatamente dato che è l'argilla rosa. La trovate anche l'argilla verde, bianca, mi sembra. Per il vostro tipo di pelle, per il vostro tipo di pelle, punto. Per le labbra ho da farvi vedere due prodotti. Uno è lo scrub labbra goloso della mia Officina Toscana, che è praticamente terminato. Lo adoro tantissimissimissimissimo. È un salva inverno, un po' salva sempre perché io ho spesso le labbra secche. Però da quando utilizzo questi prodotti meno. E poi il balsamo labbra idratante protettivo della BB Verde Coop. Io ne provo anche altri, non sono una che mi fermo, insomma, insomma, compro sempre questo perché so che questo mi piace. E poi magari provo altre cose. Questo è Aince Totalmente Verde, è molto nutriente, molto idratante, mi piace tantissimo. L'ultimo prodotto che mi sono dimenticata come maschere sono state queste maschere della Geomar. Questa tra l'altro me l'ha regalata Elena, English Rose Makeup, la ragazza, insomma, con cui faccio il video in collaborazione. Ho già utilizzato un'altra, poi ho fatto un casino perché me ne sono comprate altre da sola, insomma. Comunque questa qua me l'aveva regalata lei perché mi ricordo i washi tape qua, ottime. Mi piace sia questa qui idratante che quella purificante. Poi per quanto riguarda la detersione del viso, struccaggio, eccetera, eccetera, due latte detergente scoperta, fantastici. Uno è questo qua della Giardino Cosmetico, che poi vi parlerò bene di questa marca perché ho varie cosette da dirvi, ve l'avevo già promesso, ma nelle prossime settimane, appena smaltisco questi video, vi faccio anche la review generale su questa marca in modo tale che parlo più approfonditamente. Comunque questo è molto buono, mi piace. Un po' troppo forse lì, non è tantissimo liquido, però un pochino sì. Applicato con la spugnetta, come vi feci vedere nel video come mi strucco, va benissimo. E poi quello dei Provenzali Bio. Latte detergente Provenzali Bio, quello con il panda disegnato sopra, fantastico. Forse preferisco quello, cioè è proprio una coccola quello là per il viso, mi piace tantissimo. Poi struccanti bifasici per gli occhi, New Entry, questo qua che mi piace tanto, è uno struccante bifasico biologico,
molto molto buono, anche se comunque ricordatevi, in ogni caso io strucco sempre il mascara con acqua calda prima, mai utilizzo uno struccante bifasico con il mascara normale secco, lo sciolgo sempre prima. Questo e poi due conferme, lo struccante bifasico della Kiko al secondo posto, diciamo, classificato, e primo in classifica lo struccante occhi bifasico della L'Oreal, che è fantastico. È quello che a me toglie più di tutto e che fa il suo lavoro, facile reperibilità. Prendetelo quando lo trovate sui 3 euro. Se lo trovate a 5 euro sono sole, cioè prendetelo, però sappiate che si trova anche a meno. Poi due detergenti viso. Se non vi nomino alcune categorie, vuol dire che per quella categoria non ho trovato un prodotto top, come per esempio il tonico. Poi detergente viso occhi. Questa è una conferma, questo qua della Esselunga, che è un inci per niente male, a quanto mi avevate anche detto. Infatti questa è la terza confezione che utilizzo, ne ho terminata proprio di recente una anche a Sorrento. E poi detergente viso occhi senza sapone, tripla azione, deterge, strucca, purifica con polpermo di Tropea, anice verde e Amamelis. Questo qua della Giardino Cosmetico, favoloso. Poi, per saperne di più, vi rimando a uno dei prossimi video. Novità, le acque micellari. Le mie top 4 sono la Bioderma, che si reperisce in farmacia a un prezzo altino. Poi c'è questa qua della L'Oreal, favolosa anche per il formato. Cioè, oddio, per il formato non tanto, perché questi formati della L'Oreal, anche quello del bifasico, sbrodolano un pochino. Quindi, per il formato nel senso che si chiude, però ora c'ho... Ho cambiato idea, questo qua. Poi questa qua della Venus, comodissima per l'erogatore a pompetta, però se la dovete trasportare è scomoda perché non c'è verso. Questa qua. E poi questa che pure mi piace, leggermentissimo, forse meno delle altre, non lo so, insomma, comunque anche questa mi piace. Ed è questa qua nuova della Garnier. Mi rimangono le ascelle e poi passiamo al make-up. Tre prodotti, uno una conferma, il Mineral proprio in questa, con le scritte rose, in questo packaging qua, in Visicalm, perfetto anche dopo la depilazione. Il Breeze in questa profumazione qua rosa e al talco, però forse più questo qua rosa, un profumo molto 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 femminile, buono buono buono. E poi il deodorante bio del momento, questo qua l'Allume di Rocca al talco. Io ho preferito prendere questo qua con lo spruzzino. Stavo andando a rimettere a posto le cose che ho qua sopra per quanto riguarda il beauty in generale e ovviamente mi ero dimenticata due prodotti. Uno che ho ricomprato a Sorrento perché l'ho trovato in offerta a 3 euro, è questo olio secco vegetale al cocco con estratti di frutta. Scusate, c'è anche in altre profumazioni, ma io ho utilizzato e comprato questo, è la terza confezione che prendo, quindi una riconferma. So che anche molte di voi si sono trovate bene, dopo che ve l'avevo consigliato. Mi piace tanto 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 tanto. Poi un altro olio per il corpo che ho comprato per 2 volte, mi sembra, è quello là, olio di mandorle della linea Mamma dei Provenzali, che rispetto all'olio di mandorle classico ha un profumo di limone. Rimane bello fresco e per il corpo mi piace da impazzire. Per quanto riguarda la cura delle unghie, vi faccio vedere assolutamente questa lima, che è la 4 in 1 della Essence. La preferisco rispetto alla 6 in 1 perché si trasporta più facilmente, perché è piatta e poi ha le 4 parti essenziali che uso più di tutti in ogni caso la bianca e la nera. Fantastiche, ne ho comprate a valanghe. Come solvente questo qua della Today, che mi piace tantissimo, che trovo al Penny Market, che è un solvente per smalto, non contiene acetone, con olio emolliente. Una riconferma che questa boccetta me l'ha regalata Stefania, Stefi Arrighi qua su YouTube, ed è il Turbo Dry Top Coat della New York Color, che non trovo più, quindi grazie a Stefania per questo ultimo boccettino. Poi dopo buonanotte. Poi siccome non ce la posso fare a farvi vedere tutti gli smalti, vi porto ad esempio le cose che mi hanno colpito e mi hanno stupito di più a livello di smalto, e sono sicuramente la scoperta dell'anno, che grazie a Simona, mi spende 09 sempre,
che me li ha fatti conoscere e me l'ha anche inviato il primo. Questo invece me l'ha regalato sempre Stefania. Simona mi ha regalato lo 04, questo invece è lo 03. Sono questi smalti qua Gel Effect di Bella Oggi. Poi sicuramente anche il Minai, che mi è piaciuto tantissimo. Anche questo l'avevo scoperto nel 2013, sempre grazie a Simona. Quando sono stata a Milano poi me ne ero presi due. Poi grazie a un giornale i Ceramic Effect, questi qua di Laila. E per finire questo nuovo brand, questi invece mi sono stati inviati, che sono di Madame Glam. Il rosa me lo avete chiesto in non so quante, sotto tantissime foto, infatti l'ho utilizzato anche tanto, ed è questo qua, il In Love. Hanno un packaging veramente carino, 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 e casomai poi vi farò un video dedicato. Mi sono arrivati in queste confezioni a tre. E me ne hanno mandati 6, sono uno più bello dell'altro. I miei prodotti top labbra, che sono due rossetti MAC, che fra tutti quelli che ho sono quelli che andrei subito a riprendere. Uno che ho preso a Milano, che è il Ruby Woo, a fine del 2013, mio rosso preferitissimo. E poi questo che ho preso a Firenze in estate. Mi sono autoregalata per il mio onomastico il Flatout Fabulous, che tra l'altro sta benissimo con questo smalto della Kiko. Sono proprio i miei preferitissimi. Come un altro è questo fucsia, che è identico al Girl About Town, solo che è completamente matte. È il Super Stay 14 ore di Maybelline ed è il 160 Infinitely Fucsia. Come vedete, questo anche l'ho utilizzato tantissimo. E ne rimane solo questo, è stupendo, stupendo, stupendo. Qualità, durata, odore, eccetera, eccetera. Questo qua che mi ha regalato Simona, che ha fatto un boom esagerato, Sugar Plum Fairy della Wet n Wild, bellissimo. Come vedete, cioè, questi qua escono anche un pezzettino fuori. Sono tutti buoni questi qua. Io ne ho acquistati altri due ultimamente, poi vi dirò. E poi questa tinta di Catrice, la Made to Stay Smoothing Lip Polish nella colorazione 060 060, questa qua che è la fucsia, che è una favola, molto di più applicata, me l'avete vista in tantissimi video vecchi. Mi piace da impazzire ed ha una tenuta estrema. Quando va via la parte lucida rimangono le labbra tinte. È un colore bomba che per la primavera, estate, così è veramente top. Per quanto riguarda invece i primer viso, non vi metto niente. È come fondotinta base, insomma. Prima fra tutte la Tinted Moisturizer, questa qua di Essence, che è una crema colorata. Mi piace sia in estate che in inverno. Questa è la colorazione medium to dark skin, ma si uniforma molto al vostro incarnato. Se siete molto 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 chiare, vi consiglio la Light to Medium. Comunque io con questa mi ci trovo bene tranquillamente anche in estate, perché non dà quella sensazione di oppressione, ma va comunque un po' a uniformare l'incarnato e anche a dare idratazione. Mi piace tantissimo, prezzo irrisorio per 50 ml. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tanto, lo sapete, il Super Stay 24 ore di Maybelline, sia il fondo che il correttore. Questo è un fondotinta che dura tantissimo. Stavo pensando a qualche altro fondotinta che mi era piaciuto particolarmente, ma non è che mi sta venendo in mente chissà cosa, scusate. E per quanto riguarda i correttori, i miei preferiti non ce li ho, perché sono per 6-24 ore della stessa linea, che danno, non si vende singolarmente in Italia. Quanto ho capito lo danno in abbinato sempre con il fondotinta. Io avevo il numero 3, mi piaceva da impazzire. Poi il Fit Me. Avevo preso una colorazione scurissima per l'estate, il numero 35, anche questo qua l'ho terminato. E infine il Select Cover Up di MAC, che mi è rimasto proprio alla fine di un campioncino, se non mi sbaglio. Come cifre invece la mia preferita è stata questa qua di Bourjois, lo sapete a memoria, che però non trovo più. E nulla, questa qua adesso è scura, me la conservo gelosamente per tra qualche mese. Poi le ultime due cose per il viso, blush e bronzer. Come terre vi faccio vedere questa qua di Bourjois nella tonalità numero 52, quella fatta a tavolettino di cioccolato. Come vedete l'ho utilizzata tantissimo, specie ultimamente. E poi la Cool Bronzer,
che ha questo spicchio bianco abbastanza inutile, però forse serve a sbiancare e ad alleggerire queste altre tonalità, che specie questa è molto scura. Questo quad ha una qualità media, medio-bassa come polveri, perché cioè, avendone provate anche di più sfumabili in generale come polveri, non è che si sfumano proprio benissimissimissimo, c'è da fare un po' di attenzione. E le parti più utilizzate sono state queste due per quanto mi riguarda, infatti qua c'è anche un buchino. Quando sono molto 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 abbronzata utilizzo anche questa qua cioccolato, che voce nasale, scusatemi. Però devo dire che, scusate il fazzoletto, devo dire che sono due terre che mi piacciono, però sto ancora cercando proprio quella che mi ha fatto impazzire. Per quanto riguarda i blush è un casino perché è il mio prodotto preferito in assoluto. Quindi allora vi faccio vedere questi due di MAC che sono stati quelli che ho utilizzato al matrimonio, uno è il Posy Cream Blend Blush, che è un colore stupendo, bellissimo, c'è una conca enorme. Questo era di Simone, è stata un'adozione, però lei lo aveva utilizzato veramente poco, il grosso l'ho fatto io. È una tonalità leggermente pescata, però con sottotono, sottotono neutro, veramente bellissimo, che tra un po' riprenderò a utilizzare. Stavo facendo un po' girare i blush. E poi ecco che è l'altro, che è il Houle Lotta Love della linea Pro Longwear. Io ne ho tanti di blush di MAC, alcuni anche quasi mai utilizzati. E aiuto, questo qua invece ha più un rosa acceso e va dosato molto 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 bene, però è della linea Pro Longwear e dura tantissimo. Il 19 Sugar Coral della H&M, che tra l'altro ha anche un buon inci, veramente un bellissimo blush, che tra un po' anche questo lo riprenderò a utilizzare. Questo si riesce a dosare molto 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 bene. E poi i Silky Touch Blush della Essence, il 50 assolutamente, che l'ho terminato da poco per il periodo invernale, e il 60 Lives Acerri, che è molto pigmentato e sta benissimo in estate. Ora ne ho messo veramente tanto per farvi vedere com'è. Comunque è un blushettino insomma carino, facilmente trasportabile. Scherzavo, ne ho trovate altri due sul rosa che ho utilizzato tantissimo. Uno è della Elf ed è il Pink Passion, che ho da 3 anni credo, ed è questo qua, che ora ho messo un attimino in stand by e poi tra qualche tempo gli do un'altra botta così lo termino. È proprio un fucsia questo, accesissimo. Vabbè, ora ho tutta la mano mezza sporca, non si capisce più una mazza. E poi un altro di MAC che me l'ha regalato Eleonora Manni, che è il Pink Swan della linea Sheerton Blush. E tra l'altro mi ricordo che questo è il blush preferito, credo, se dico una cavolata tesoro correggimi, sì, di Eleonora, anche di Eleonora, però di Elena è il preferito. Ed è questo qua, che è un bel color rosa acceso, però si riesce a dosare molto molto facilmente. I blush di MAC costano, vedete, è un po' più tenue. I blush di MAC costano, ma hanno veramente la polvere di una qualità veramente molto alta. Sono polveri altamente sfumabili e appunto non a caso si tratta di un brand che fondamentalmente è per truccatori professionisti. Ora, per quanto riguarda gli occhi, mi sono resa conto mentre adesso stavo cercando le cosine da farvi vedere che sono stata veramente molto non monotona, però mi sono piaciute delle cose e le ho portate avanti 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 avanti. Ah, ci sono anche i pennelli che vi voglio far vedere. Allora, due prodotti occhi, che vabbè, uno è sopracciglia ed è una conferma, è la matita per sopracciglia della Catrice, la 030, che amo alla follia, ne ho comprati anche due ultimamente. E poi il mascara della vita, che è il Lash Maniere Loaded di Essence, che è top dei top dei top. Ce ne sono altri che mi piacciono, non è l'unico, però come questo nessuno mai. Mi fa veramente l'effetto ciglia finte, che adoro. E poi quella invece è stata una scoperta del 2014, questa invece è una riconferma. Poi, come palette ci sono la Naked 3, che è la palette che ho utilizzato al matrimonio, una palette che ho dovuto capire
entrarci un po' in sintonia, che tuttora mi piace, ma c'è un qualcosa che non mi convince. No, che non mi convince, perché comunque se no non l'avrei messa tra i top, perché la sto comunque utilizzando tantissimo. Ci sono tanti colori molto molto belli, tutti questi quattro qua, questi due marroncini rosati, questo colore illuminante e questi due sono molto belli, quindi quasi tutti insomma mi piacciono. Comunque la Naked 3, che per una patita di color nude come me non potevo non avere, poi l'ho utilizzata anche al matrimonio. Poi l'Andress Me Too di Mua, questa qua che è la dupe della Naked 2, però io avendo questa vi faccio vedere questa. Quando terminerò altri colori penso che prenderò l'originale, perché non vi dico che voglio fare la collezione, ma quasi, ma perché sono cose che uso e quindi 40 euro sono ben spesi, anche perché si tratta di 12 ombretti, con tutto che comunque se insomma per ora io ho questa e mi piace veramente tanto, anche la qualità degli ombretti per quanto costa è veramente una palette validissima che amo alla follia e si vede. Una new entry, questa è una riconferma. Questa invece è una new entry ed è la Different di Mulac. Questa è una palette che è facilmente trasportabile anche per i weekend, leggera, sottile. Le Naked sono belle, però sono anche insomma un po' più ingombranti, un po' più pesanti. Come anche la Mulac è da tenere sulla scrivania e non da portare in giro, secondo me. E da tutti questi colori, io li ho utilizzati quasi tutti, nonostante ce l'abbia da 6 mesi, ma non li ho utilizzati proprio tutti tutti e mi piace tantissimissimissimo. È una palette che continuo a consigliarvi. Mi è piaciuto molto anche l'eyeliner, anche se adesso è... Ah, ecco cosa vi devo far vedere, l'eyeliner del video dei finiti. Poi questa qua, immancabile, la 02 Generous Art delle Color Party Palette, questa qua della Kiko. È la Vintage Romance di Sleek, utilizzata tantissimissimo finalmente, accidenti a me quando non l'ho utilizzata di più anche lo scorso anno, visto che ce l'ho da tanto tempo, questa qua. Queste sono assolutamente le palette più utilizzate. Come ombretti mono, lo 02 di Pupa, che non trovo più nemmeno all'outlet e mi sta terminando, quindi buonanotte al secchio. Un altro della Pupa sul dorato, della Hot Tropics Diamond Eyeshadow, che è il numero 04, luminosissimo, una bomba, mi piace da impazzire, bagnato. E poi un altro regalo di Elena, English Rose Makeup, che è un liquid metal eyeshadow, il numero 020 Gold and Roses di Catrice, che ho usato tantissimo, infatti l'ondina si è tutta schiacciata. E appunto è un rosato con dei riflessi dorati, ma più che altro è un rosato. Mi piace tantissimissimissimo e c'è stato proprio un periodo in cui sono entrata totalmente in fissa. Se smetto di buttarmi roba addosso è meglio. Probabilmente ce ne saranno altri di ombretti, ma questi sono proprio quelli che più mi hanno colpita. E poi casomai, insomma, vi invito come sempre a seguirmi, a iscrivervi al canale, perché poi strada facendo scopro cose nuove, vi ripropongo cose vecchie, insomma. Ah, mi sono dimenticata. Un altro primer è il Painterly della MAC, che ho preso ad aprile dell'anno scorso, ma che da 3 mesi a questa parte sto utilizzando tantissimo. È un primer a base rosata che va perfetto con la mia carnagione. Poi la matita nude che anche oggi ho all'interno dell'occhio, casomai faccio un close up e ve la faccio vedere più da vicino, ed è la mia matita preferita, che ve la feci vedere anche l'anno scorso per l'interno dell'occhio, è la 07 Infinite Beige. E anche per il prezzo che ha ve la straconsiglio, come vedete è questo colorino carne e questo è l'effetto dentro l'occhio. Tra l'altro oggi ho il Lash Mania Reloaded per farvi vedere. Poi la immancabile Long Lasting nera e marrone, la 01 le so a memoria, Black Fever, la 02 Hot Chocolate, sono le mie matite preferite. Le ho provate anche altre, ma queste assolutamente le mie super preferite. Poi come prodotto top non posso non menzionare i Long Lasting, ne ho di Kiko, ne ho uno anche di Deborah, che poi tra l'altro secondo me sono identici perché anche il packaging è lo stesso, questo qua è di Deborah. Non trovo differenza, io ne ho veramente un botto.
Non li ho tutti, ma ne ho tantissimi, tutti questi qua e forse anche qualche altro sparso. L'altra base cremosa che mi è piaciuta tantissimo è il matitone della NYX, questo qua bianco, che spesso utilizzo per far risaltare gli ombretti più chiari o colorati. E poi penso che abbiamo terminato, se non mi mancano le matite per le labbra e i pennelli. Come pennelli, questa è una conferma, ce l'ho dal 2013 ed è l'Expert Face Brush di Real Techniques. Ne ho anche un altro, ma questo è proprio il mio preferito per applicare il fondo. Come sono stati una piacevole scoperta questi qua di Zoeva, 227, 221, il 102 per applicare il fondo, questo qua, scusate, sono sporchi ma li dovevo lavare, quindi ve li faccio vedere così. Da blush da portare anche in borsetta, questo pennellino qua di Catrice, che era una limited edition di 2 estati fa, mi sembra, ma comunque mi sembra ci sia anche in linea permanente. Mi piace tantissimo, è veramente fantastico per applicare il blush. Poi è compatto, piccino, va bene sia per tutti i giorni che da viaggio. Questo qua della Essence, il Kabuki, che in estate adoro per tamponare la cipria, perché non tendo a fare così, ma più che altro tampone, in modo tale che si fissa ancora meglio il make-up. I pennelli da occhi di H&M, questi qua piccolini, sono dei must have per me. Questi due doppi di Catrice, questo per applicazione ombretto per sfumare righe di eyeliner sopra e sotto l'occhio, questo per applicare l'eyeliner è il mio preferito. Il 217 di MAC, che chi non ce la deve rimediare, vi giuro, forse più che comprare un rossetto, un blush, eccetera, eccetera, un pennello vi dura per la vita. Fatecelo un pensierino perché questo pennello è veramente spettacolare. So che c'è anche appunto, come ho io qua, il 227 di Zoeva, ma il 217 di MAC secondo me è il 217 di MAC. Come matite labbra invece, come al solito, vi straconsiglio quelle di Essence. Io ne ho varie. Non ve ne consiglio una in particolare perché tutte quelle che ho sono valide. Io ho la 10 Femme Fatale, un bel rosso, la nude numero 11 in the nude, questa qua malva che è appunto la 06 Satin Mauve e infine la 07 Cute Pink, che forse è quella che sbagliavo, vi consiglio più di tutti ed è la mia preferita. È un bellissimo rosa, ve la swatcho anche, è veramente il mio rosa preferito, che sta meglio sul mio incarnato, con i trucchi che faccio, eccetera, eccetera. Poi vi straconsiglio 3 matite della linea Precision Lip Pencil della Kiko, questa linea qua, la 309 l'ho utilizzata solo una volta, ma è buona tanto quanto le altre. La 308 è veramente piccina, che è questa qua in mezzo, perché ce l'ho da ben 4, da 5 anni, da febbraio del 2010, se non mi sbaglio. E questa qua me la regalò Nello, la 308. Infatti ci sono molto molto affezionata. Poi dopo ha fatto il boom perché si abbina al 914, il rossettino 914, sempre della Kiko. La 307 invece la abbino a Ruby Woo e compagnia bella, ma comunque insomma le abbino a tanti altri rossetti. E niente, questi erano tutti i miei prodotti. Spero con tutto il cuore di non essermi scordata niente. Nel caso siate incuriosite da altri prodotti, mi vogliate chiedere recensioni, eccetera, eccetera, lasciatemi un commento qua sotto. Io ringrazio di nuovo Elena per la collaborazione. Vi lascio il link gemello al suo link gemello al mio video e del suo canale qua sotto giù nell'info box. Bacio grande, ciao e al prossimo video.